Chiede di intervenire Grimoldi, prego. Sì, grazie Presidente. Io nell'esporre questione del giorno, innanzitutto ci tenevo a dire al collega Fiano che io capisco l'imbarazzo, perché quando questo decreto è stato fatto dal governo, non la Lega Nord, ma il procuratore nazionale antimafia disse che era un regalo ai mafiosi. Non la Lega Nord, collega Fiano. Io capisco l'imbarazzo perché dopo il procuratore nazionale antimafia alcuni magistrati, tra cui Ardita, dissero che questo provvedimento era qualcosa di estremamente sbagliato perché andava a fare un regalo ai mafiosi. Io capisco e condivido che qua in quest'Aula a parole siamo tutti favorevoli a aumentare i soldi, lo stipendio, i mezzi per le forze dell'ordine, però nei fatti noi troviamo le risorse per il credito d'imposta alle aziende se assumono detenuti e non per aiutare le forze dell'ordine. Questo è il dato di fatto. E capisco l'imbarazzo, onorevole Fiano, perché lei, da responsabile della sicurezza del PD, ha dovuto vedere questo decreto emanato dal suo governo, ma soprattutto chi ci ha messo la toppa sull'articolo che liberava i mafiosi, che ha liberato i mafiosi perché è un decreto. Avete preso l'emendamento della Lega, caro onorevole Fiano. Quindi la domanda Si è, rivolga alla Presidenza, per favore, Grimoldi, capisco, grazie. Presidente, io capisco l'imbarazzo del responsabile sicurezza del PD che evidentemente non c'era e se c'era dormiva perché l'emendamento che ha messo la toppa era quello della Lega. Però adesso, Fiano, se dormivi, non svegliarti per cercare di prenderti i meriti che non hai, perché l'emendamento preso in commissione era quello a firma della Lega per cambiare quell'articolo. Ora puoi continuare a dormire. Detto questo, venendo al specifico dell'ordine del giorno, noi chiediamo con questo ordine del giorno di avere un maggior coinvolgimento della polizia locale, visto che rendendo permanente la legge Severino, che scadeva il 31-12-2013, chi è in galera uscirà con. Ricordo che siamo al quarto svuotacarceri, quindi ormai fino a 5 anni non si sta più in galera, compresi i reati fiscali dei brutti e cattivi evasori, tutti liberi. Con questo decreto la Severino diventa permanente, quindi serve controllare che chi sta agli arresti domiciliari stia effettivamente lì. Noi con questo ordine del giorno chiediamo il coinvolgimento delle polizie municipali. Per quale motivo? Perché nel decreto, per controllare che stiano poi a casa, viene rifinanziato il cosiddetto sistema di controllo con i braccialetti elettronici. Ora, anche su questo, io ricordo che è stato approvato dall'allora ministro degli interni, che si chiamava Cancellieri. Oggi deve essere approvato in via definitiva dall'odierno ministro della giustizia, Cancellieri, che probabilmente sarà persino d'accordo con se stessa. Però la Corte dei Conti ci dice che è una spesa sbagliata e spropositata. Il Consiglio di Stato dice che è una convenzione illegittima. Vengono dati 9 milioni di euro all'anno, Corte dei Conti e Consiglio di Stato dicono che è sbagliato e a pensar male si fa peccato. Ma il figlio della Cancellieri, dove è andato inspiegabilmente a fare grande manager e a salvare capre e cavoli? Alla Telecom, che è la società che prenderà i soldi da questa nuova convenzione di braccialetti elettronici che tutte le cronache televisive, non solo, ci dicono tra l'altro non funzionare. Ora, Presidente, lei capisce che sarà sicuramente una coincidenza che un grande manager, quale il figlio del ministro Cancellieri, sia andato a Telecom e Telecom prende 9 milioni di euro e che l'allora ministro dell'Interno vari un provvedimento per il ministro della Giustizia e che sia in contemporanea, allo stesso momento, sempre la stessa figura, cioè la Cancellieri, le cui intercettazioni telefoniche qualche dubbio così di particolare simpatia verso il figliolo lo lasciavano. Detto tutto questo, è evidente, visto quello che ha detto la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato, che è una spesa quantomeno dubbia. Noi chiediamo,
preso atto che i braccialetti comunque non funzionano, che ci sia l'ausilio quantomeno delle forze locali, delle forze di polizia municipali, per assicurarsi, soprattutto nei paesi relativamente più piccoli, che chi dalle patrie galere va a casa stia effettivamente agli arresti domiciliari e non vada in giro a delinquere, creando ulteriore criminalità sul territorio e creando quindi problemi. Il nostro invito è quello quindi di coinvolgere gli enti locali e le forze dell'ordine municipali.